Presidente, un'altra splendida serata. Sì, davvero una serata splendida, una partita di grande intensità da tutti i punti di vista, fisico, agonistico, tecnico, loro bravissimi, un grande pubblico a cui dobbiamo ancora una volta dire grazie per essere tornati ad essere davvero un grande sostegno per la squadra, non c'è niente da dire di meglio in sostanza. Più di così è difficile dare soddisfazioni al nostro pubblico e a tutti noi, perché veramente il momento è felice, l'impegno continua, i ragazzi degli spogliatoi sono sereni come sempre, il gruppo è forte, compatto, quindi tutto benissimo. Oggi, stasera, uno spot per il calcio, vedere 9500 spettatori e soprattutto tanti ospiti nel fair play, una bella serata anche sugli spalti. È una giustissima osservazione che va sottolineata, non c'è stato un coro di insulti, grande tifo da tutte le parti, finalmente abbiamo visto pubblico anche nella curva ospiti con quello bellissimo striscione riferito a Novara e a Reggio Calabria, quindi davvero una serata straordinaria. In tribuna c'era il presidente della Lega, c'era il designatore degli arbitri, tutti stupiti dell'ambiente, della qualità dell'ambiente che sta crescendo sempre di più. Qui siamo davvero diventati uno stadio di una categoria diversa. Si è dimenticato un altro personaggio in tribuna d'onore, Quagliarella, nell'intervallo gli ha parlato, possiamo dire che è il primo acquisto del mercato di gennaio? Sì, ne abbiamo parlato. Stavo giusto chiedendomi quanto guadagna quel signore lì, mi hanno detto che probabilmente intorno a qualche milione di euro netto, quindi per adesso ci pensiamo. Insomma, poi ecco, valutiamo quindi alcune proposte. Valutiamo con calma. Noi pensiamo sempre alla salvezza? Noi pensiamo sempre alla salvezza, sensibile continua a dire che deve fare 52 punti, il mister adesso mi ha detto bene, questa è stata la sua reazione, da quell'uomo straordinario che è, quindi continuiamo a lavorare partita per partita e portiamo a casa queste soddisfazioni del nostro lavoro. Ultima domanda, sa mica cosa si è fatto Bertani? Sì, gli ho chiesto, mi ha detto che ha sentito dolore dietro alla coscia, quindi è un problema di coscia, probabilmente uno stiramento, qualcosa del genere. Adesso era un pochino giù di baracca, poi giù di morale, ma insomma non dovrebbe essere gravissimo, vediamo domani. Grazie. Grazie.